Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. È ora di pranzo e allora oggi cuciniamo anche noi un grande classico che sta spopolando sul web: la pasta con la feta e i pomodorini al forno. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono la feta, protagonista di questa ricetta, ci sono 200 grammi in un unico pezzo, basilico a piacere, formaggio grattugiato, 600 g di pomodorino pachino, ma potete utilizzare anche ciliegini, pizzutello, quello che preferite voi, 320 g di pasta, origano, olio e sale. Per riscaldare il forno a 200 gradi, mettiamoci subito a cucinare. I passaggi sono veramente semplicissimi. Sciacquati i pomodorini, come ho fatto io, li adagiate in una teglia da forno, li condite con abbondante origano, sale. Come vedete non sto salando la feta perché la feta è già molto saporita di suo e non vorrei esagerare troppo poi con il sale. 3-4 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva, mi raccomando, sempre quello buono, e diamo una mescolata veloce. Nel mezzo adagiamo la feta, un leggero filo d'olio appena appena su di lei, mettiamo in forno già caldo, il mio è già caldo, 200 gradi, una mezz'oretta, ci vediamo dopo, e nel frattempo portate a bollire l'acqua per la pasta. Eccoci qui, la nostra feta e i nostri pomodorini sono pronti. Dobbiamo andare a frullare ora la feta in un frullatore e in un mixer che avete voi. Io la vado a rompere per comodità in pezzi più piccoli, e se dovesse risultare troppo densa, poi una volta frullata aggiungete anche un mestolo di acqua di cottura o di acqua calda. Così verrà fuori una fantastica cremina buonissima. I pomodorini invece che abbiamo qua, poi ci spostiamo i fornelli e dobbiamo ripassarli leggermente in padella. Chiudiamo. Tenetela da parte e portate a bollire l'acqua per la pasta. In questa padella ho aggiunto uno spicchio d'aglio, un cucchiaio abbondante di olio extravergine d'oliva. È arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere i pomodorini. In un precedente esperimento che ho fatto, del basilico spezzettato, dicevo, in un precedente esperimento che ho fatto su questa pasta ho aggiunto dell'aglio direttamente nella pirofila e l'ho messo nel forno, però il risultato è stato di un gusto un po' troppo forte e l'aglio in alcuni punti si era veramente dorato troppo, e quindi questa volta ho preferito aggiungerlo in padella. Lasciamoli ripassare leggermente, non resta che portare a bollire l'acqua della pasta e il gioco è fatto. Ho fatto cuocere i rigatoni, io ho scelto questo formato di pasta in acqua bollente salata, sono arrivati quasi a cottura, sono al dente, li sto scolando 2 minuti prima proprio della fine e li scolo direttamente nel condimento di pomodori. Mi sono tenuta da parte anche un po' di acqua di cottura che ci servirà ad amalgamare bene 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 la nostra salsina di feta. L'aggiungiamo. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura. Andiamo a mescolare bene. Aggiungiamo formaggio grattugiato, impiattiamo e siamo pronti per andare a tavola. Qui c'è un profumino che non vi so dire. Eccoci qui, la nostra pasta con feta e pomodorini al forno è pronta per essere gustata. Avete visto com'è facile e veloce da preparare? Qui c'è un profumino in cucina che non vi so dire. Noi corriamo a mangiarcela. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Spero tanto se la rifate anche voi di vedere le vostre creazioni. Mandatecele via email, taggateci sui vari social
e ci vediamo domenica prossima. Buon appetito! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.